molti amici e conoscenti e tanti altri con i quali entro in rapporto leggendo, vedendo la televisione, navigando su internet, in tanti modi, moltissimi si lamentano della Chiesa. Io vivo in Italia, si lamentano della Chiesa cattolica. Lo fanno dall'esterno, i laici, quelli che non credono, e lo fanno dall'interno, i cattolici, quelli che credono. Si lamentano, mugugnano, avanzano riserve sull'autoritarismo della Chiesa, sul verticismo, sulla corruzione, eccetera. Questo distacco crescente dalla Chiesa come istituzione, come associazione, come organizzazione, non è accompagnato da una riflessione radicale sulla Chiesa stessa. Anche i teologi, i filosofi cattolici più evoluti, come Vito Mancuso, non arrivano mai a porsi la questione se la Chiesa sia necessaria per praticare la religione. Qualcuno sa, chi ha letto i Vangeli, che una delle affermazioni poste a giustificazione della vita della Chiesa è questa celebre frase che Gesù avrebbe rivolto a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia Chiesa. Questa affermazione attribuita a Gesù è un'affermazione dubbia, e lo si comprende filologicamente. Questa frase è un gioco di parole che ha un senso in greco, ma Gesù non parlava il greco, Gesù parlava in aramaico, quindi non può averla pronunziata lui. Più verosimilmente è stata aggiunta ai Vangeli primitivi in un momento in cui i partecipanti di queste forme di associazione sentivano il bisogno di giustificare l'autorità dell'organizzazione stessa. Ora, non è solo dall'interno della Chiesa che non si riflette abbastanza su quali siano i reali fondamenti del pensiero e i reali atti di Gesù. Si continuano a confondere dall'interno della Chiesa, fra i religiosi, ma anche dall'esterno, fra i non religiosi, Gesù il Cristo e Gesù di Nazaret. La confusione fra la figura storica di Gesù e la figura ideologica di Gesù è addirittura più comprensibile quando a compierla è Mancuso che quando la compie Nietzsche. Quindi io penso che bisogna cogliere l'elemento nuovo di distacco, di critica,
di distanziamento di allontanamento degli uomini e delle donne, dei bambini e dei vecchi da questa mostruosa macchina costruita non da Gesù perché diffondesse il suo modo di pensare e di agire, ma costruita da gruppi umani che hanno sentito il bisogno di ridurre la figura di Gesù, l'insegnamento di Gesù di Nazareth, in schemi, in strutture che permettessero ai dirigenti di conformare i diretti, ai governanti di dirigere i governati, ai dominatori di blandire i dominati. Quindi io invito tutti coloro che sono insoddisfatti o ancora di più sempre più lontani dalle azioni della Chiesa a non soffermarsi a un livello puramente moralistico di analisi del problema, ma andare più a fondo e chiedersi se non sia possibile e necessaria una forma di associazione e di organizzazione che sia mille miglia lontana dalla Chiesa storica come la conosciamo e che somigli di più, molto di più, a queste comunità, a questa comunità fondata appunto da Gesù negli ultimi anni della sua vita, che aveva una diversa logica dei rapporti e un diverso modo di entrare in relazione superando la distinzione tra dirigenti e diretti, governati e governanti, dominatori e dominati. Altrimenti tutto resterà come prima e ci limiteremo dall'interno della Chiesa a domandare un atteggiamento più comprensivo, più buono, e dall'esterno della Chiesa ci limiteremo a bacchettare i vizi dimenticandosi della natura dell'organismo.